guardo il cielo e ritrovo l'essenza dell'essere infinito che è in me. Lo scriveva qualche tempo fa il caro Biagio Manganelli, figlio di Giuseppe e Clelia, che purtroppo ci ha lasciato troppo in fretta. Ma ci ha lasciato solo fisicamente, perché Biagio continua a vivere nello spazio, nel tempo, nei pensieri, nel mare infinito e soprattutto nella musica. Sì, in quella musica che lui amava tanto. Era un ragazzo dolce, attento, garbato, educato, lo ricorda così chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Questa mattina gli è stato reso onore nell'aula magna della scuola dove lui, per tante volte, si è esercitato con i suoi compagni di classe e con i suoi docenti. Un'orchestra di ragazzi che ha saputo emozionare tutti i presenti, nonostante il grosso nodo alla gola che stringeva forte per la grande mancanza. Emozioni forti, quelle vissute stamane, dove nessuno ha saputo trattenere le lacrime. Un miscuglio di ricordi ed emozioni hanno accompagnato nei discorsi chi lo ha ricordato questa mattina. Guardo il cielo e ammiro la sua immensità. Guardo il cielo e ritrovo l'essenza dell'essere infinito che è in me. Osservo l'azzurro, striato dalle nuvole, ora sottili, ora immensamente morbide. Leggere essenze di una vita che scorre inesorabile ed eterna. Nuvole di cielo sopra di me e mi ritrovo ad osservare figure immaginarie, battaglie di eroi, volti sacri che dominano dall'alto dei cieli. Voli di farfalle, giochi di bimbi e la fantasia si arricchisce all'infinito. Purezza dell'essere in un mondo oscuro e ostile. Guardo le nuvole e mi sento leggero. Libero i pensieri. Respiro la leggerezza dell'essere. Giuseppe e Clelia, dovete essere fieri e orgogliosi del vostro ragazzo. Lui si sente leggero in una dimensione che probabilmente è più bella di questa che noi stiamo vivendo qui oggi. Ce l'ha raccontato prima, come se lo avesse saputo. E adesso noi rileggiamo le sue parole, ce lo ha lasciato come testimonianza e abbiamo modo di raccontarcelo e di dircelo. Quindi io dico grazie a questo ragazzo meraviglioso che ha attraversato le nostre vite e grazie a voi che ci avete dato questa opportunità. Biagio lo ricordo come un ragazzo d'oro, semplice, sensibile, solare, serio e rispettoso delle regole, degli insegnanti e dei suoi amici. Permettetemi questo pensiero. Di solito i ragazzi vengono a scuola per ascoltare e imparare. Io ogni volta che lo vedevo e avevo il piacere di scambiare due parole con lui, riflettevo, meditavo e spesso tornavo a casa arricchito di aver imparato da lui. Aveva la capacità di farsi seguire nel seguirti, di farsi capire nel capirti e di farsi volere bene ricambiando con tanto affetto. Ci sarebbero tanti ricordi e tanti altri aspetti del suo vissuto di cui parlare ancora. Mi colpivano i suoi modi composti e energici allo stesso tempo, le sue domande interessanti e le sue risposte esaurienti. Un classico che talvolta noi docenti dimentichiamo, e cioè imparare dagli alunni, che sono i veri protagonisti del processo educativo. Per noi, corpo docenti, e per me come tuo direttore d'orchestra, sarai sempre presente nelle file delle percussioni e sarai sempre parte determinante nel suscitare emozioni ogni volta che ci esibiamo. Grazie Biagio, ti vogliamo bene. Siamo qui tutti insieme con un obiettivo, immagino, comune, quello di non dimenticare, fare in modo che Biagio sia con noi sempre, oggi ma anche per il futuro. La prima iniziativa che abbiamo immaginato noi come giunta, ma vogliamo parteciparla a voi perché vogliamo che sia un inizio di un percorso. Stamattina con delibera di giunta abbiamo intitolato il molo di Soprafrutto, sarebbe la banchina vecchia, quella che conoscete tutti quanti così, dove tante volte viaggiano a divertirsi, l'abbiamo intitolata a lui.
mi auguro insomma che tutti insieme vogliamo organizzare un evento per posizionare questa targa e che sia, come dire, da oggi un nuovo inizio, un nuovo percorso. Io già mi immagino tutti quanti insieme sul molo a ricordarlo a due passi dal mare, che era il luogo, penso, che lui amava tantissimo. Con grande forza e coraggio Clelia, la madre di Biagio, ha voluto ringraziare al termine della mattinata tutti coloro che ogni giorno, in ogni momento, sono accanto a lei e a suo marito. Grazie a tutti voi per questo bel momento che abbiamo vissuto insieme. Grazie a tutta la cittadina di Agropoli che ci ha fatto sentire sempre il suo affetto, la sua vicinanza. L'emozione è tanta, vorrei dirvi tante cose, tante, ma soprattutto il mio grazie va ai ragazzi, alle autorità civili, religiose, alla scuola, ai nostri amici che ci stanno vicini notte e giorni, ai nostri parroci, che sono la nostra spada forte, alla scuola, alla dirigente, così umana, una mamma come me, al sindaco, all'amministrazione comunale, che ci sono stati sempre vicini dal primo giorno, ai suoi compagni che vengono a trovarci. A tutti diciamo solo grazie, grazie, grazie. E non dimenticate il Biagio, perché lui vi voleva tanto bene a tutti. Ci teneva tanto alla sua scuola, ai suoi compagni, ai suoi professori. Adorava i suoi professori, ai suoi bidelli, ai tecnici di laboratorio, tutti, tutti, tutti. Un grazie a tutti, a quello che ci fate provare ogni giorno con la vostra vicinanza. Non so che dire, grazie. Grazie a te Clelia e grazie a te Giuseppe per averci dato la possibilità di conoscere Biagio. Noi tutti non lo dimenticheremo.